abbiamo superato i 410 partecipanti, che direi che vanno ringraziati doverosamente. Quindi lascio la parola adesso a Mattia Merlini, Building Automation Control System, asseverazione, competenze ed efficienza energetica. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Annalisa. Vi chiedo se mi sentite, se vedete il mio schermo. Vi sentiamo benissimo. Vediamo lo schermo, ma non in modalità presentazione. Perfetto. Allora adesso lo... Ok. Perfetto. Dovreste vedere adesso. Bene. Sì. Allora sì, grazie Annalisa. Ringrazio dell'invito e saluto i partecipanti. Stavo guardando anch'io il dato, sono 408 partecipanti in questo esatto momento, un dato importante. Insomma, siamo tutti contenti di questo risultato. Io oggi vi parlerò di Building Automation Control System, i cosiddetti sistemi PACS, e vi parlerò di quelle che sono le principali novità in ambito normativo, tecnico-normativo. Abbiamo una commissione tecnica come Comitato Termotecnico Italiano che si dedica proprio alla normazione in ambito nazionale e anche internazionale, come vedremo, sui sistemi PACS. Mi consentirete uno spot sul CT, per chi ancora non ci dovesse conoscere, prima di entrare dritti nella tematica di oggi, della mia relazione. Il CT è un'associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro che opera sotto mandato di UNI, che è l'ente di normazione nazionale. La principale attività che porta avanti il CTI è quella di sviluppare norme tecniche nazionali e internazionali, ovviamente nel settore della termotecnica. Poi, parallelamente all'attività di normazione, mandiamo avanti anche l'attività di supporto tecnico al legislatore. Questa attività ha una valenza molto importante, molto impattante, perché offriamo attraverso i nostri tavoli di lavoro, e quindi grazie al supporto tecnico dei nostri soci, offriamo il supporto tecnico appunto ai ministeri, quindi in vari tipi di ambiti, quali per esempio, per dirne una, il conto termico, su cui appunto i sistemi PACS, come vedremo, sono coinvolti. Mattia, sì. Scusa se ti interrompo, ti conviene mettere in impostazione di visualizzazione, esatto, mettere in verdi? Così? Vediamo. Va bene? Perfetto, così è perfetta. Ok, quindi queste sono le nove aree tematiche su cui il CT opera. Sono tante, semplicemente questa slide per dire che i sistemi PACS si collocano nell'area dedicata all'involucro edilizio e alle prestazioni energetiche. Come vedremo, i sistemi PACS andranno ad integrare il pacchetto di norme dedicato alla prestazione energetica degli edifici, le UNITS 11300. Come dicevo, ci sono anche tutta una serie di attività parallele all'attività di normazione, che è l'attività di formazione. Proprio quest'anno stiamo spingendo verso la formazione per offrire più possibilità ai nostri corsisti. È da poco attivo un corso sul super bonus che è fruibile dalla sezione corsi del nostro sito e che troverete poi sulla piattaforma P-Learning. Oltre a questo, tutta un'altra serie di corsi che vedete elencati, ma questa offerta poi nel corso del 2020 andrà arricchendosi con altri contenuti interessanti. Bene, dopo questa breve introduzione andiamo a parlare dei sistemi PACS e, come vi dicevo, delle principali novità in ambito tecnico-normativo. Mi è di aiuto sicuramente l'introduzione e la presentazione di questa mattina di Annalisa, che ha correttamente e ampiamente introdotto il tema della decarbonizzazione. Una decarbonizzazione che ci viene richiesta da tutta una serie di politiche e direttive europee che fissano tutta una serie di obiettivi
L'obiettivo ovviamente fondamentale è quello di intervenire su un parco edilizio a livello sia europeo che nazionale particolarmente energivoro e che quindi necessita di tutta una serie di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Quindi si è parlato di smart building, si è parlato di edifici NZEB. Ecco, in questo contesto quindi si inserisce perfettamente il sistema BACS, che viene definito dalla UNITS 11651, norma che vedremo poi nel seguito, come tutti i prodotti e servizi tecnici per la regolazione automatica, il monitoraggio, c'è qualcosa che mi impedisce la lettura, ecco, l'ottimizzazione, il funzionamento, l'intervento umano e la gestione al fine di perseguire l'efficienza energetica, economica e la sicurezza dei servizi degli edifici. Vedremo poi come la 11651 andrà poi a definire le classi di efficienza dei sistemi BACS e in che modo lo fa. Quali sono i servizi che un sistema BACS va ad individuare? Riscaldamento, produzione d'acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, illuminazione, schermature solari, gestione tecnica dell'edificio. Il quadro normativo vigente, è quello che vedete in questa slide, è un quadro normativo particolarmente dinamico e come Commissione Tecnica 272 ci stiamo appunto lavorando sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. Lo vedete bene da, dai loghi CEN e ISO e UNI, quindi ci sono norme tecniche elaborate in ambito CEN, come la UNI-N 15232 parte 1, che è la norma di riferimento per i sistemi BACS, ma attenzione che questa norma è in via di sostituzione perché c'è la nuova ISO 52120 parte 1 che è stata sviluppata a livello ISO ma parallelamente in ambito CEN sotto il cosiddetto Vienna Agreement, che vede appunto la, diciamo così, collaborazione tra CEN e ISO per lo sviluppo della norma tecnica. Quindi la 52120 parte 1 dovrebbe essere in realtà già stata pubblicata, ha avuto qualche rallentamento, ma a breve sarà disponibile a catalogo UNI e andrà proprio a sostituire la 15232 parte 1. Sarebbe interessante capire e parlare oggi di che cosa cambia, di che cosa non cambia. Fondamentalmente però possiamo dire che l'assetto e l'approccio della 15232 parte 1, che diciamo, è già conosciuto tra gli operatori, rimarrà invariato. E quindi si propongono sempre le quattro classi di efficienza energetica per i sistemi BACS. La 15232 parte 2 è un rapporto tecnico vigente che anche in questo caso verrà sostituito dalla sua norma gemella, norma ISO, quindi dalla 52120 parte 2, anche questa praticamente finita e solo in attesa di essere pubblicata. E poi abbiamo le norme nazionali che sono la UNITS 11651 che ho già menzionato e la UNICETS 11672. Parleremo un po' di queste due norme oggi, vi dirò a che punto siamo in CT su questi due progetti di norma. Relativamente alla 11651, questa è attualmente in revisione, siamo già alle fasi finali, è stata richiesta in qualche modo la necessità di rivedere il documento per aggiornarlo, documento che come vedremo è a supporto di tutta una serie di meccanismi di incentivazione vigenti, e parleremo della 11672 che invece è una norma non ancora in revisione. Innanzitutto è una norma sulle attività professionali non regolamentate. UNI ha sviluppato tutta una serie di norme in questo ambito, quindi troverete norme sulle attività professionali non regolamentate che vanno dal wedding planner all'installatore di pannelli fotovoltaici a appunto a questa che è relativa a le figure professionali che eseguono l'installazione e la manutenzione dei sistemi BACS. E su questo, come dicevo, UNI sta effettuando un'analisi approfondita di tutte le norme APNR e quindi al momento come Commissione Tecnica siamo in stand-by e eventualmente proporremo la revisione del progetto di norma in un secondo momento quando avremo, diciamo, l'ok da UNI. In questo momento vige la UNICETS 11672. Quindi, come vi ho già anticipato, c'è una commissione tecnica a livello CT, che è la 272, che norma
i sistemi